Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo un po' di alimentazione e come ben sapete, siccome io non so tutto, lascio la parola a Matteo. Matteo è un ragazzo molto bravo, è un biologo nutrizionista e vi darà qualche informazione in più riguardante la nutrizione, l'allenamento e il perfetto connubio di queste due caratteristiche. Questo è uno dei video, o meglio, uno dei primi video sulla nutrizione, come quello che è stato fatto sull'osteopatia, in modo da cercare di dare a voi la possibilità di comprendere a 360 gradi cosa può essere la salute e il benessere della persona, quindi l'allenamento da una parte, la nutrizione dall'altra e l'osteopatia dall'altra parte. Ok? Quindi secondo me l'unione di queste tre componenti può portare a una miglior salute, un miglior stato di efficienza fisica e, perché no, anche a una miglior salute mentale, chiamiamola così, quindi un benessere o con se stesso, quindi stare meglio con se stessi. Lascio la parola a Matteo e buon divertimento. Buongiorno a tutti, mi presento, sono il dottor Matteo Somaini, biologo nutrizionista. Ringrazio innanzitutto Matteo per avervi dato la possibilità di registrare questo breve video e vorrei iniziare citando una famosa frase di Ippocrate che diceva come se fossimo in grado di fornire a tutti la giusta dose di nutrimento e attività fisica, avremmo trovato la strada per la salute. Questo è un concetto di estrema importanza, in quanto riassume il grande vantaggio che può avere lo sportivo che si nutre in maniera corretta, sia in termini di prestazione che anche in termini appunto di salute. Molti ritengono che una corretta nutrizione e idratazione siano importanti solamente prima di una seduta di allenamento o di una gara. In realtà questo non è del tutto corretto, in quanto è anche importante un corretto approccio nutrizionale sia durante che anche dopo l'allenamento, in quanto questo consente di avere un miglior recupero, un miglior stato di idratazione, prevenire il rischio di infortuni e sicuramente anche equilibrare quel rapporto fra la massa grassa e la massa magra o muscolare. Ritengo importante sottolineare come nessun specifico alimento, come nessun specifico integratore possano da soli migliorare le prestazioni fisiche. Viceversa, una corretta nutrizione insieme a un adeguato allenamento consentono di ottenere il massimo rendimento possibile. Può essere invece utile conoscere alcune sostanze presenti in alcuni alimenti con particolari effetti benefici. Possiamo citare sicuramente gli omega 3 presenti nel pesce, così come anche la curcumina presente nella curcuma, ma anche i polifenoli, come per esempio le antocianine presenti nei mirtilli o i flavonoli presenti nel cacao. Bene, tutte queste sostanze hanno degli effetti antinfiammatori e antiossidanti che riducono il rischio di infortunio, la cosiddetta anemia da sport. Inoltre migliorano notevolmente l'efficienza del sistema nervoso centrale, riducendo anche i tempi di reazione. Inoltre forniscono un miglior apporto di ossigeno a livello muscolare e favoriscono anche una migliore efficienza nell'utilizzo di questo ossigeno stesso. Concludo dicendo che ritengo molto importante impostare un corretto piano alimentare personalizzandolo il più possibile, sia in termini di allenamenti e sedute di allenamento, ma anche tenendo conto delle preferenze personali. Grazie a tutti per l'attenzione. A presto.